l'intervento vuole essere il più possibile semplice, non cattedratico, ci mancherebbe altro. Porta semplicemente una operatività sul campo, cioè vera, per cui vedrete quello che vedrete è di fatto qualcosa che viene strutturato dallo studio per i clienti con regolarità, eccetera. La sintesi, anche per invogliarvi così a guardare questo appuntamento, a seguire l'appuntamento, è che oggi mi rimprovero di non avere tutti i portafogli dentro un Lazy portfolio, perché evidentemente, per come si sono comportati, effettivamente hanno creato meno ansia di molte altre scelte di investimento. Chiaramente quello che faccio io non è che me lo invento, ci mancherebbe altro, vedrete passo passo quello che faremo. Nelle slide che io darò dopo a Emilio, voi avrete sempre tutti i riferimenti dei siti internet, eccetera, da cui chiaramente sono tante attinte parte delle slide, chiaramente i siti sono più di qualcuno. Quello che si è cercato di fare in realtà è solo ed esclusivamente crearvi un percorso in un'oretta e qualcosa, in cui voi possiate poi di fatto utilizzare il know-how per fare da soli il vostro portafoglio. Alcune cose, alcune, è chiaro che in questi momenti qua viene da dire quasi quanto è bello un lazy portfolio, eccetera, no? Come diceva Emilio nella presentazione che ha fatto sul blog del giornale, in questo momento il lazy era diventato una moda, un must quasi, no? Nel momento in cui noi decidiamo di investire. Una moda perché i rendimenti che avevano generato negli anni passati, e questo vi faccio vedere per dire, voi potete andare nel sito direttamente, qui potete vedervi tutti i vari portafogli lesi e così via. I rendimenti che erano stati creati negli anni passati e che tutt'oggi questi lesi hanno, vedete, rendimenti a 10 anni del 7% composto, vuol dire comunque raddoppiare sistematicamente ogni 10 anni il portafoglio. Per cui il link vi consentirà di entrare e le performance fino al 2021 rendeva tutto in realtà, no? Fino all'anno scorso avevamo comunque la possibilità di guardare dall'alto in basso il mercato. In realtà è in momenti in cui il sistema va in crisi o crea più difficoltà a capire se può essere davvero un credo questo dei lazy portfolio oppure una moda.